Eccomi. Scusate le tosse. Ecco, sì, vorrei anche io ringraziare Loris ed anche Anna e Bartleby per aver organizzato questa sera. Ciò che io ho preparato sono due o tre brani che trovo interessante, due di Marx e un'altra idea più o meno di Alexandra Kollontai. Per fare due cose, queste sono le mie obiettive, e forse finisco a rispondere più o meno alla domanda di Anna, ma non riesco, questo non ho preparato qualcosa che aggancia all'attualità. Questo chiedo a voi, che dopo apriamo la discussione per fare legami con l'attualità di questi discorsi. Ecco, ciò che ho preparato ho due obiettivi. Uno è per meglio capire il comune, questo è il concetto che mi rimane sempre su gente. Ecco, quando io penso al comune, io primo lo vedo come altro, come alternativo, altro sia alla proprietà privata sia alla proprietà pubblica, e quindi alternativa alla proprietà in quanto tale. E questo credo che sia possibile oggi. Questo è il primo brano di Marx, credo che dimostra che questo sia possibile, di immaginare una vita fuori dalla proprietà, ecco, nel comune. Però anche credo che sia difficile, e il secondo brano va in questo senso. Difficile perché? A me è chiaro che oggi tendenzialmente nella visione maggioritaria c'è solo quando si chiede una soluzione di un problema della gestione statale di qualcosa, la soluzione è sempre la privatizzazione. Invece la soluzione alla dismisura, diciamo, della proprietà privata e neoliberalismo e proprietà statale, quindi c'è sempre l'alternativa, sono o mercato o Stato, o proprietà privata o proprietà pubblica. E siccome abbiamo, come si dice, ciò che mettono sui cavalli per non guardare fuori, grazie, ecco, che non vediamo fuori, ecco, credo che vedere il comune, già di vederlo, è qualcosa, ecco. E anche, e quindi di immaginare e anche di vivere una vita senza proprietà. Quindi questa sarebbe la cosa finale che cercherò di fare. E quindi questa è la prima obiettiva, di pensare al comune. Il secondo, come diceva Anna, è di pensare al comunismo. Il comunismo, come tanti concetti nel nostro vocabolario politico, è stato talmente corrotto che che non si può utilizzarlo. Inutilizzabile, grazie. Come d'altronde democrazia o libertà. E quindi a volte abbiamo la scelta o di abbandonare quei concetti e usare altri, oppure di lottare sul concetto e di non solo ripulirlo ma reinventarlo. E quindi credo che è qualcosa che dobbiamo fare col concetto di comunismo. Per me, almeno per me, e forse non per voi, alcuni di voi non lo so, per me il concetto di comunismo è legato a tutta una storia di lotte, di esperienze, e quindi a me mi sarebbe una grande... si perderebbe molto lasciando il concetto e inventando qualcos'altro, non so cosa si direbbe. Comunque, quindi di ripensare il concetto di comunismo a me è importante, e quindi qui sto cercando di pensarlo a partire dal comune,
pensare al comune come centrale nel comunismo, che sembra anche etimologicamente plausibile, no? Ok. Comunesimo. Sembra cristiano più. Quasi. Ok. Ok, ma. Ok, ci penso. Come umanesimo. Non è male. Io sono diviso su questo problema. A volte sono molto contento di inventare altri concetti, eccetera. Però spesso non va bene con la gente. Cioè, spesso è meglio di lottare sui concetti esistenti che hanno, come dicevo, una certa storia e una certa storia accumulata. Ecco, quindi vorrei leggervi e poi dare un po' l'idea. Quindi la prima non devo leggere, perché Loris ha già parlato del primo brano di Marx. Sono due brani dei manoscritti di 1844, ecco. E nel primo è un capitoletto che si chiama Il rapporto della proprietà privata, di cui Loris ha già parlato bene. La mia idea è semplicemente questo, e questo per dimostrare, come dicevo, che è sempre più possibile oggi pensare al comune, pensare anche una vita del comune. Ecco, va così l'argomento. Marx dice, come diceva Loris, che nel suo tempo, nell'inizio dell'Ottocento, diciamo, c'era una lotta principale dentro la proprietà, e la lotta dentro la proprietà era tra la proprietà immobiliare, la terra soprattutto, e la lotta e la proprietà mobile, soprattutto i prodotti industriali. Ecco, e Marx faceva tutta una storia dello scontro tra loro due, pensando, lui insistendo, che vince inevitabilmente la proprietà mobile sopra la proprietà immobile, che si sembra anche dai nostri occhi non sembra molto strano questa cosa. Invece oggi qual è la lotta dentro la proprietà? Perché non è più quella lotta tra proprietà immobiliare e proprietà mobile. Invece io direi, a me mi sembra che la lotta principale dentro la proprietà è questo tra la proprietà materiale, diciamo i prodotti dell'industria, e la proprietà immateriale o biopolitica, per così dire, cioè i prodotti come le idee, i codici, immagini, anche affetti, questi che sono prodotti dalla produzione biopolitica. E quindi, nella stessa maniera in cui Marx vedeva una forma della proprietà vincente sull'altro, anche per noi sembra, nei nostri giorni sembra che quella proprietà immateriale è vincente. Quando dico vincente, non è neanche che nell'Ottocento la terra se n'è andata, che non c'era più lavoro in agricoltura. C'era, è solo che l'industria era vincente, non è che l'altro non è neanche un argomento quantitativo, perché anche nel Novecento c'era sempre più gente, più persone, più operai, più lavoratori nei campi che nelle fabbriche. Anche nei periodi più alti del fordismo c'era più gente nei campi che nelle fabbriche, però era vincente l'industria, nel senso che ha imposto la sua qualità, le sue pratiche, anche le sue macchine sugli altri campi di lavoro. Ecco, l'agricoltura ha dovuto industrializzarsi. Ecco, nella stessa maniera oggi, questo mi sembra chiaro, e Loris l'ha già spiegato bene, anche questo, che la produzione immateriale o la produzione biopolitica è vincente nello stesso senso, non nel senso quantitativo,
c'è sempre altrettanto operai nelle fabbriche nel mondo crescente, che si pensa alla, a tutto il mondo, ma questa è l'idea, che, la, che le qualità, le pratiche, le forme di vita anche di questa produzione immateriale sono vincenti, che si sovrappongono sopra l'industria. Quindi nella stessa maniera che allora, nel tempo di Marx, l'agricoltura doveva industrializzarsi, oggi l'industria deve informatizzarsi o diventare comunicativa o diventare compatibile con i codici genetici, non so cosa. E quindi questo è più o meno l'idea. Perché mi importa tutto questo per il comune? Questi prodotti immateriali sono non è detto bene finora. Il conflitto non è, l'importante non è che sia materiale o immateriale, credo che l'importante qui è un conflitto tra una proprietà esclusiva e una proprietà riproducibile. Quindi ciò che dicevo prima era una proprietà materiale, e non è questo che importa, è che è esclusiva, nel senso che quando tu usi la tua macchina non posso utilizzarlo io. Invece quella idea che tu hai inventato ieri posso utilizzarlo anche io nello stesso momento, quindi è grazie. E questo è la differenza, questa è la lotta, l'essenza direi che vedevo nella lotta dentro la proprietà oggi, che è parallelo a quello che vedeva Marx. E perché tutto questo mi importa? Perché, o almeno per questo discorso, che questa proprietà che si riproduce facilmente è tendenzialmente comune, quindi è difficile tenerlo dentro i limiti della proprietà privata. Cioè la musica, i codici, le idee, l'immagine, siccome sono così facilmente riproducibili, non obbediscono facilmente ai limiti della proprietà. Ecco, questo mi sembra molto chiaro. A me mi sembra chiaro. Ok. E quindi che possono essere comune. Questo è la. Perché volevo da questo primo incontro con il brano di Marx porre questa idea che è una visione sociale del comune è oggi sempre più possibile. Ecco, questa è la prima idea. La seconda idea viene da un altro brano di Marx, dei stessi manoscritti di 1844. In una parte molto misterioso per me dei manoscritti sul concetto di comunismo. Come si chiama quella parte? Il comunismo contro la proprietà? Una cosa del genere. Avete tutti letto, immagino. Comunque, e comunque lo leggo. Leggo questo brano in cui, sì, sapete che Marx raramente nel suo lavoro parla del comunismo, e che dà una definizione del comunismo pochissime volte, e quindi e quando lo fa in maniera molto misteriosa, e quindi questo è uno di quelle volte. Comincia questo brano così. Lui dice che il comunismo, come soppressione positiva della proprietà privata. Ecco, quando lui dice soppressione positiva, lui vuole innanzitutto porre il contrasto con ciò che chiama in questo sesto parte del manoscritto il comunismo volgare. Quindi il comunismo volgare per lui è un concetto storico che viene a lui soprattutto dai francesi dall'inizio dell'Ottocento, e che lui
dice che non è un vero comunismo, questo comunismo volgare, perché non distrugge la proprietà privata, ma lo generalizza, grazie. Poteva essere un gioco questo di balbettante, sì, sarebbe un discorso in comune. Ecco, questo comunismo volgare vuol dire una generalizzazione della proprietà, nel senso che ciò non è più proprietà privata che appartiene a tu o a me, però alla comunità in tutto. E quindi non è questo. Marx vuole criticarlo anche ferocemente per tenerlo a parte, questa idea di una proprietà generalizzata. Infatti lì c'è un passaggio che a me interessa molto, ma forse è meglio non entrarlo subito, in cui subito dopo di aver posto questa idea del comunismo volgare, che è la proprietà generale della società, introduce stranamente questa idea della comunità delle donne, dicendo che differentemente dal matrimonio borghese, in cui la donna è proprietà dell'uomo, questa idea del comunismo volgare, sì, corrisponderebbe a questa idea della comunità delle donne, cioè delle donne come proprietà comune di tutta la comunità. Quindi questo un po' per attaccarlo. Ecco, tutto questo solo per introdurre questa frase, che lui dice che il comunismo come soppressione positiva della proprietà privata, intesa come autoestraniazione dell'uomo, quindi la proprietà privata è intesa come autoestraniazione dell'uomo, e quindi il comunismo come reale appropriazione dell'essenza dell'uomo mediante l'uomo e per l'uomo, perciò come ritorno dell'uomo per sé, dell'uomo come essere sociale, cioè uomo umano. Una cosa che mi interessa molto in questa frase è la parola appropriazione. E quindi lui dice il comunismo è reale appropriazione dell'essenza dell'uomo mediante l'uomo. Mi sembra interessante perché un rapporto di proprietà è un'appropriazione dell'oggetto, mentre qui lui sta lavorando il concetto al contrario, quindi non è un'appropriazione dell'oggetto, è un'appropriazione del soggetto. Questo è il comunismo, invece della proprietà privata come appropriazione degli oggetti del mondo, comunismo sarebbe un'appropriazione della nostra soggettività. Questo è questo più o meno ciò che vedo sì, in questo senso. Ecco, per capire meglio leggerò un altro brano nella stessa parte. Lui, il comunismo è l'appropriazione della nostra soggettività, e quindi io direi forse è meglio capirlo come la produzione della nostra soggettività, e questo come funziona la parola appropriazione in questo. Leggo un altro brano che credo che, anche se questo è abbastanza misterioso, rende per me più chiaro questa idea del comunismo come appropriazione dell'essenza dell'uomo mediante l'uomo. Ecco, quest'altro, lui dice: l'uomo si appropria nel suo essere onnilaterale in maniera onnilaterale. Ok, non so cosa vuol dire questo. Comunque, tutti i rapporti umani che l'uomo ha col mondo, vedere, udire, odorare, gustare, toccare, pensare, intuire, sentire, volere, agire, amare, questo è tutto. E quindi perché questo lungo elenco dei nostri sensi, del nostro rapporto col mondo? Questo è l'oggetto della nostra appropriazione
e il comunismo vuol dire una specie di rinnovare di tutti i nostri sensi, del gamma, dell'insieme di tutti i nostri rapporti col mondo, insieme alla mare. Quindi ci vuole un nuovo vedere, un nuovo toccare, un nuovo odorare e anche un nuovo amare, che non mi sembra neanche accidente, una coincidenza che sia l'ultimo amare. Ecco, quindi un'ultima cosa che vorrei aggiungere. E tutto questo mi spiego di nuovo. Quindi la prima parte era per dimostrare che il comune, dato la trasformazione economica biopolitica, è sempre più presente. Ecco, questa era la prima idea della cosa che introduceva Loris anche. La seconda, questa è di dare un po' un'idea di cosa vuol dire pensare la vita senza proprietà, quindi senza, non come appropriazione di qualcosa, oggetto, però come rinnovazione della soggettività. Questa è la cosa. Sì, c'è un'altra bellissima frase che credo che aggiunge in questo senso la cosa. Quando lui dice, Marx dice nei stessi manoscritti, la proprietà privata ci ha resi così ottusi e unilaterali che un oggetto è considerato nostro soltanto quando lo abbiamo. Quindi sì, siamo diventati stupidi, cioè la proprietà ci ha resi stupidi perché pensiamo che un oggetto è solo nostro quando lo abbiamo. Ma cosa vuol dire quindi che un oggetto sia nostro senza che lo abbiamo? Questo credo. Quindi come pensare una vita senza, non in termini di proprietà privata? Questa è la domanda. Nel senso del comune, ecco, questo è la sfida. Ok, una terza cosa e poi mi fermo. C'è un'idea che pensavo che poteva essere utile o interessante in questo, legato a queste idee di Marx, di vedere il comunismo come vita senza proprietà, o pensare una vita fuori dalla proprietà, che sia rinnovazione dei nostri sensi, dei nostri rapporti col mondo. Ecco, che io vedo in nei saggi di Alexandra Kollontai, e Kollontai è una femminista dall'inizio del periodo sovietico, che era nel centro del regime, anche con Lenin, eccetera, nei primi anni, e anche scriveva romanzi e scriveva anche saggi. E anche andavano insieme i saggi e i romanzi, e una idea che lei aveva era una critica del concetto dell'amore borghese e la necessità di inventare un nuovo amore. E anche io e Tony diversamente o in diversi tempi abbiamo pensato o provato di pensare, di sviluppare un concetto politico dell'amore in cui almeno una delle ipotesi è che c'è almeno una continuità tra il livello intimo dell'amore e il livello sociale e politico dell'amore. Ci sono tantissimi problemi o difficoltà di questo progetto, pensiero, idea di pensare all'amore, di sviluppare un concetto politico dell'amore. Comunque questo è uno delle presupposte, io direi, che c'è una specie di continuità tra tra il livello intimo e tra il lavoro tra noi e l'amore tra noi, scusa, e l'amore del popolo
e c'è una continuità, un parallelismo tra loro. E quindi c'è anche Kollontai che lo pensava così, però la cosa per noi interessante, o almeno per questo discorso, è che lei criticava l'amore borghese, nel senso che l'amore borghese è basato sulla proprietà. Certamente in diversi, in maniera molto concreta, nel senso che la moglie è proprietà del marito in senso legale, ma anche la cosa anche più sviluppata per Kollontai è che noi pensiamo il nostro legame, cioè l'amore che abbiamo tra noi due, noi lo pensiamo solamente in senso di proprietà. Senza pensarti come la mia proprietà non c'è legame. Quindi la sua critica è che l'unica modo di pensare il legame sociale che abbiamo sono i rapporti di proprietà. E quindi che la quindi lei non è che lei vuole non è che lei vuole che tu fai l'amore con qualsiasi persona, no, è che lei vuole sviluppare un'idea dell'amore che non sia basato di pensare all'altro come tua proprietà. Questo è la, e come farlo, questa è la sua sfida. Ecco, io quando appunto a questo convegno che ha organizzato Anna, che di cui questo volume è frutto, qualcuno mi ha posto una domanda, una collega, che ho trovato molto interessante, e su non è proprio sull'amore, ma ha qualcosa a che vedere con la cosa. Lei, criticando l'idea del comune, e quindi dell'idea di una vita non organizzata per la proprietà, lei mi parla del suo cavallo, e io non conosco i cavalli. Lei ha un cavallo che e lei fa come si dice il lavoro, il dressage, si dice in italiano, ok. E lei dice che se non era mio cavallo, se altri anche utilizzavano quel cavallo, sarebbe distruttivo per il cavallo. Quindi per avere un rapporto con il cavallo bisogna avere un rapporto di proprietà, perché se no sarebbe distrutto da tutti. E quindi lei faceva è più o meno simile ad altri argomenti della tragedia del comune, cioè se non c'è proprietà non ci saranno strutture e istituzioni sociali per gestire per il bene i nostri rapporti. Ecco, e quindi credo che questa è anche la sfida di Kollontai, che non lei sta facendo un argomento contro l'idea che anche i nostri rapporti, se non fossero organizzati, non so da dove è venuto questo verbo, in rapporti di proprietà, sarebbe tutto sarebbe possibile, quindi non ci sarebbe nessuna regola. Quindi io credo che tutto questo pone, e anche Kollontai è mia amica col cavallo, col suo cavallo, pone il problema dell'istituzione del comune. Istituzione del comune in questo senso che il comune dovrebbe avere un potere, una potenza di gestione altrettanto forte che la proprietà. La proprietà che organizza anche fino ai nostri rapporti intimi, questa è la proposta di Kollontai, non solo organizza rapporti sociali, eccetera, anche la Costituzione, direbbe alcuni giuristi, è organizzata per la proprietà, e secondo Kollontai anche i nostri rapporti. E quindi con la sottrazione solo della proprietà si lascerebbe una società senza legami, senza istituzioni, senza
la maniera di gestire anche il bene. Quindi il comune deve sviluppare altrettante istituzioni per gestirsi in questa maniera. Ecco, per tornare alla quando credo che questa entra finalmente alla domanda di Anna. Ecco, era sulla decisione nella piazza, in Puerta del Sol, per esempio. E credo che anche lì c'è più bisogno, nella stessa maniera che per Kollontai c'è più bisogno di costruire delle abitudini, della maniera di tornarci, di dico, ci sono istituzioni anche dell'amore che si può avere nel comune, e anche della decisione in piazza. Bisogna inventare, e hanno inventato, sarebbe anche bello solamente di raccontare, come documentare i meccanismi per fare decisioni di 5.000 persone in piazza in Madrid, spesso con Twitter, se ho capito bene, che fanno o almeno utilizzano per fare queste cose. Quindi io mi fermo qui, è solo l'unica cosa che credo di aver fatto, che è molto modesto a questo punto, è di aver posto la difficoltà e il bisogno di sviluppare nel comune una potenza di istituzionalità, di costituzione alternativa che sia in questo ambito, che mi sembra anche ancora una cosa molto in cui siamo al primo passo. Ecco, scusate il discorso teorico.